Buongiorno, mio nome è Gabriella Campadelli Fiume. In questo ciclo di lezioni in Scienza Aperta io sono la virologa. Ho deciso di concentrarmi su due argomenti. Il ruolo che ha avuto la Cina nella pandemia, anzi le responsabilità che ha avuto la Cina nella pandemia e le corresponsabilità che ha avuto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i vaccini su cui tutto il mondo fa affidamento per uscire dalla pandemia. La malattia, come tutti sappiamo, si chiama Covid-19 ed è l'acronimo per Coronavirus Disease 2019. La malattia ha come agente eziologico il virus il cui nome scientifico è SARS-CoV-2. SARS sta per Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Qual è la filogenesi di questo virus? CoV-2 è un virus originato dai, dal virus dei pipistrelli con cui ha alta omologia, per un evento di ricombinazione con un frammento di un virus COV umano, verosimilmente COV-1. È un virus zoonotico, cioè un virus che cioè parte dal mondo animale, dai virus animali, e ha fatto quello che in virologia si chiama un salto di specie. Passato dai pipistrelli, per un ospite verosimilmente intermedio, il pangolino, all'uomo. La famiglia coronavirus include anche altri patogeni per l'uomo, fra i quali alcuni agenti del raffreddore. Qui a destra vedete rappresentato molto schematicamente il salto di specie. Nel 2002, ricordate, un'epidemia fu chiamata SARS. Era all'inizio una epidemia a eziologia sconosciuta, non si sapeva qual era il virus o batterio che la causasse. Poi si scoprì essere il virus a cui fu dato il nome SARS-CoV-1. In quel caso fu un passaggio del virus dal pipistrello all'uomo. Dieci anni più tardi in Saudi Arabia si è avuto un altro passaggio, di, un altro salto di specie. Del virus dei pipistrelli dal pipistrello a un ospite intermedio cammello all'uomo. E verosimilmente nel 2019 si è avuto un terzo salto di specie dai pipistrelli a un ospite intermedio che si ritiene essere il pangolino all'uomo parlerò delle responsabilità nella pandemia della Cina e delle corresponsabilità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima domanda che ci possiamo fare è se il virus SARS-CoV-2 sia un virus ingegnerizzato in laboratorio o un virus naturale. Io propendo per la visione che sia un virus naturale sulla base di tre argomenti. Se fosse un virus ingegnerizzato in laboratorio, sarebbe dovuto incidentalmente uscire da un laboratorio di alta sicurezza che è qui rappresentato nell'angolo a destra. I laboratori di massima sicurezza in tutto il mondo sono classificati e per avere questa classificazione devono avere tutta una serie di caratteristiche, sono classificati come BSL4. E sono pochi questi laboratori. In Italia ce n'è uno, l'Istituto Superiore di Sanità. Io ho avuto occasione di vedere quell'americano che si trova ad Atlanta, al CDC. È oggettivamente difficile uscire da questi per un virus accidentalmente da questo laboratorio. Per uscire dal laboratorio il virus avrebbe dovuto accidentalmente infettare un lavoratore, ma anche questo è veramente poco improbabile perché i lavoratori devono lavorare all'interno di tubi, di tute, di scafandri, l'aria uh, superfiltrata viene immessa dentro la tuta e dentro lo scafandro e quindi il, diciamo, è tutto fatto in maniera che il lavoratore non venga mai a contatto con il virus è molto difficile. Questo laboratorio BSL 4 V1 si trova localizzato topologicamente vicino al mercato di animali vivi, che è stato fra l'altro messo in causa nella uh, probabile come sito in cui probabilmente ha avuto luogo il salto di specie della SARS Cov2 dal pipistrello all'uomo. Più convincente ancora per diciamo, scartare l'ipotesi che sia un virus ingegnerizzato in laboratorio è l'analisi del cromosoma del batterio. Ogni virus ha un codice a barre molto complesso che è il mini cromosoma del virus e lo studio dei cromosomi dei, dei coronavirus e della COVTU mostra proprio questa evoluzione, un albero filogenetico col passaggio dei virus dai pipistrelli all'ospite intermedio all'uomo, quindi tutta l'analisi di tanti virus, di tanti codici a barre di questi virus. Da uh, insomma, il messaggio che sia un virus che è passato dall'ospite animale all'ospite uomo. E oltretutto ci sono già stati negli ultimi vent'anni per due volte questi eventi di salto di specie. Allora, i silenzi della Cina. I silenzi della Cina sono ormai noti anche, in parte documentati. Eh, era noto, è, è noto che da metà ottobre fino alla fine di dicembre in Cina ci fossero degli ammalati, ammalati di polmonite atipica. La prima SARS, quella del 2003, iniziò in Cina, quindi i medici cinesi hanno visto e sanno riconoscere questo tipo di polmonite atipiche. Tra l'altro, a Wuhan, proprio a Wuhan, ci sono stati dei giochi internazionali e c'è diciamo, stato un grande movimento a Wuhan nel periodo da, fine ottobre alla, uh, da metà ottobre alla fine di dicembre da metà ottobre alla fine di dicembre la Cina non ha fatto nessuna notifica di queste polmoniti atipiche. Quindi, certamente ci sono stati silenzi dello staff medico di Wuhan e della provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale. Ci sono stati i silenzi dell'apparato statale della provincia di Dubai e ci sono stati poi i silenzi dell'amministrazione centrale che certamente a un certo punto è venuta a conoscenza di questa patologia che si stava difendendo. Il, la dichiarazione della Cina all'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto luogo solo il 31 dicembre. Nel frattempo, cosa è successo? Il virus circolava. Vi era sospetto che fosse un virus zoonotico per le ragioni che ho appena detto, ma soprattutto una delle responsabilità gravi nella Cina è che era chiaro che questo virus trasmetteva, si trasmetteva molto bene da uomo a uomo e quindi era potenzialmente pericoloso o anche molto pericoloso. Ora, ciò che succede quando un virus fa il salto di specie passa da un animale all'uomo, nell'uomo spesso non è ottimizzato, non lavora diciamo, in nelle sue condizioni migliori, e quindi spesso il virus può passare dall'animale all'uomo, ma poi non passa da uomo a uomo. Ad esempio, qualche anno fa si temeva una pandemia da virus influenzale H9-N11 erano tutti preparati al fatto che questo virus avrebbe dato una pandemia per il fatto che passava all'uomo però quel virus non è mai passato bene da uomo a uomo quindi non si è diffuso non ha dato né una epidemia e tantomeno la pandemia allora nonostante ci fossero tutte queste segnalazioni questi ammalati il virus già si diffondesse molto bene la Cina è stata zitta ha lasciato che i cinesi viaggiassero per affari, per turismo, per il capodanno cinese, che i passeggeri del mondo viaggiassero in Cina. In questa maniera il virus è distribuito in tutto il mondo, senza che ce ne fosse alcuna consapevolezza e quindi senza conseguenti misure di restrizione. Se ci fossero state misure di restrizione all'inizio, forse non ci sarebbe stata la pandemia e non nella misura attuale. È stata fatta un'ottima ricostruzione da un gruppo di giornalisti eh, pubblicata sulla Repubblica del 14 maggio, io concordo molto su quella, uh, su quella ricostruzione. Quindi, prima responsabilità della Cina è il silenzio della Cina per due mesi e mezzo. Nel frattempo il virus viaggiava. Al 31 dicembre, quando la Cina ha notificato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il virus si era già in parte, ovviamente, aveva già viaggiato. I virus viaggiano con le persone negli aerei, quindi viaggiano moltissimo ormai. Il virus era passato diciamo, attraverso il Pacifico, era arrivato negli Stati Uniti sulla costa Pacifica, si era diffuso al sud-est asiatico e invece aveva viaggiato anche verso l'Europa, che sono i pallini gialli e verdi, e dall'Europa è rimbalzato alla costa orientale degli Stati Uniti, per intendersi New York. Dopo questa notifica il virus ha continuato ovviamente a viaggiare e ad esempio vedete qui quanto avesse già viaggiato il 13 febbraio, si era diffuso all'Australia, all'Africa all'America del Sud e era maggiormente presente in Europa e negli Stati Uniti. E guardate quanto aveva viaggiato al 15 marzo, al 15 marzo, al 12 marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato finalmente l'allarme della pandemia, cioè ha giudicato questa infezione essere pandemica. E ha dato l'adeguata allarme. Il virus ha continuato a viaggiare. Una settimana fa, quando ho scaricato questi files, vedete voi quanto aveva viaggiato. Certamente è un virus che ha viaggiato moltissimo. Il secondo problema che noi possiamo ascrivere. Alla Cina, la seconda responsabilità che noi possiamo ascrivere alla Cina è sul tipo di dati che la Cina ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi al mondo. Qui vedete la curva di distribuzione dei casi, di tutti i casi cumulativi della Cina da quando è, la, da quando è iniziata le, allora l'epidemia in Cina. Ad oggi. Non ci vuole un grande esperto di statistica per vedere che questa distribuzione, questa curva di distribuzione, è una gaussiana perfetta, proprio quasi disegnata a mano. Complessivamente, la Cina ha denunciato, ha riportato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che in tutta la Cina ci sono stati 89.000 infetti e in tutto ci sono stati 3.900 morti, di cui 3.000 a Wuhan. Ora vediamo come invece è andata la curva dell'aumento dell'infezione, poi della diminuzione dell'infezione negli altri paesi del mondo. L'Italia è stato il primo paese nel mondo occidentale in cui è comparsa cospicuamente questa infezione, e anche veramente un occhio poco esperto vede subito una grande differenza fra queste due curve, mentre la curva delle nuove infezioni della Cina è una gaussiana perfetta. La curva della distribuzione dell'infezione italiana, è una curva molto asimmetrica. Se la curva fosse stata asimmetrica come eh, ha avuto luogo, come è stato riportato dalla Cina, la il numero delle infezioni in Italia sarebbe praticamente andata a zero nel, nel giro di due mesi. Invece noi abbiamo avuto bisogno di due mesi di lockdown per diminuire il numero dei casi e quindi è stato molto difficile in Italia riportare, riabbassare il numero delle infezioni. Si potrebbe dire che l'Italia ha fatto male, ma l'Italia non ha fatto male. Se noi guardiamo le curve delle infezioni in tutti gli altri paesi, vediamo l'Inghilterra che ha fatto peggio dell'Italia, dell infatti è ancora veramente in grande difficoltà, gli Stati Uniti che sono ancora in grande difficoltà, non hanno ancora riabbassato la curva e la Germania che è stato il paese che è stato lodato in tutto il mondo assieme alla Corea del Sud per aver agito tempestivamente, aver fatto i tamponi subito, aver bloccato subito a un numero inferiore di infetti, ma anche la Germania ha una curva asimmetrica e anche paesi molto piccoli, veramente molto poco toccati, hanno questa curva asimmetrica. Il, questa curva asimmetrica, che è in definizione è la difficoltà che abbiamo avuto ad abbassare le nuove infezioni, Oggi noi sappiamo dagli studi anche condotti in Italia, tutto anche nel resto del mondo, che è dovuto sostanzialmente a tre cause. Uno, contagi fra familiari. Il virus si diffonde nelle famiglie. Allora, se vengono chiuse le persone in casa, non possono più uscire e c'è un individuo infetto nella famiglia, dopo un mese, dopo due mesi saranno tutti infetti. Questa è una prima causa della diffusione del virus nell'ambiente familiare. Poi abbiamo imparato quanto sono importanti gli asintomatici. Ci sono individui che non hanno sintomatologia, quindi non vanno all'ospedale, non vengono mai riconosciuti come individui infetti, però infettano, sono infetti e sono infettanti. Poi ci sono state le case per anziani. Non c'è solo il più albergo tribulsio di Milano. Le case per anziani hanno portato a una grande diffusione del virus e anche ad innalzare fortemente il numero di morti. Questo è un problema che c'è stato fortemente in Inghilterra, che c'è adesso negli Stati Uniti. E quindi il eh, fatto che la curva in Cina sia invece stata una curva di spegnimento così perfetta, a me rende molto... Eh, perplesso, diciamo così. Guardiamo i numeri assoluti, poi non parlo più dei numeri. La Cina ha denunciato 3.900 morti in tutta la Cina, di cui 3.000 a Wuhan. Allora la curva della Cina è importante perché quando, soprattutto quando in Italia ha cominciato a diffondersi l'epidemia, si sono dovute prendere delle misure è sui dati della cina che erano gli unici disponibili che noi abbiamo fatto che sono state fatte le predizioni sono stati fatti i modelli matematici tutte le predizioni epidemiologiche e, e, e questo diciamo, ci, ha, ci, ha da, ci ha tratto in inganno ma i numeri assoluti anche ci hanno tratto in inganno perché sulla base dei numeri denunciati dalla Cina, noi ci potevamo aspettare che al massimo avremmo avuto 3.000 morti. Cioè, per quello si diceva anche che poteva essere simile all'influenza. In Italia abbiamo avuto 32.000 morti, in Inghilterra ci ha, ahimè per loro, superati, insomma 35.000 morti. La Germania che aveva fatto benissimo, che all'inizio ne aveva solo 8-10, quando noi ne avevamo già delle migliaia, è arrivata adesso già a 8.000 morti. E quindi come è possibile credere che questi siano stati i morti in tutta la Cina quando in tutto il resto del mondo, quando l'infezione è arrivata, il contagio è stato molto difficile da fermare, anche nonostante le eh, diciamo restrizioni, il lockdown. Quindi io trovo che sono molto perplessa a guardare questi dati e come ultimo elemento segnalo il seguente questi sono il numero degli infetti in Cina circa a metà febbraio più grande il pallino rosso più alto il numero degli infetti il pallino rosso centrale grande è la regione di Ubai con Wuhan la Cina delle megalopoli, a Hong Kong che è andata in lockdown, no? ma le megalopoli come Shanghai, Beijing, altre grandissime città. Come e Noi sappiamo quando il virus arriva, comincia a espandersi, poi si espande, anche nonostante le misure di restrizione. Quindi com'è possibile che all'infuori di questo cerchio rosso, grande qui? In tutte queste altre città in Cina ci siano stati solo 900 morti. Io sono molto perplessa, quindi credo che ci sia stata uh, una informazione incorretta e che questa informazione incorretta abbia fatto sì che noi non fossimo preparati, abbiamo fatto delle previsioni sbagliate, abbia contribuito ad aumentare la diffusione. E vediamo la corresponsabilità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il braccio della sanità della Nazioni Unite. In tutto il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha il compito di raccogliere i dati che riguardano tutti i problemi sanitari, li distribuisce al mondo. E definisce le linee guida: cioè che cosa si deve fare, dà le indicazioni su come si devono affrontare i vari problemi di medicina che sorgono. Così succede durante l'influenza e così via. Quindi, in questa pagina io ho solo fatto il taglia e incolla di. Eh, pezzetti di reports che sono depositati nel sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ho aggiunto, non ho tolto niente, neanche una virgola, non ho variato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 dicembre ha notificato al mondo che a sua volta la Cina aveva notificato al WHO che esisteva in Cina una polmonite in quel momento di... Uh, causa non nota, che cosa ha fatto a quel punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità? L'Organizzazione Mondiale della Sanità riceveva i dati della Cina e pubblicava dei report continui. Praticamente per un mese non ha fatto quasi nulla, non ha dato degli allarmi, come adesso vi dimostro subito, ed è stato solo dopo un mese, al 30 gennaio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato che esserci una preoccupazione internazionale per un'emergenza di sanità pubblica. E poi ha aspettato un altro mese e mezzo, nonostante il virus viaggiasse come vi ho mostrato nelle diapositive precedenti, ha aspettato un altro mese e mezzo, metà marzo, per dichiarare la pandemia. Ora io mi ricordo che, siccome sono virologo, ovviamente ero molto curiosa. Andavo l'unica maniera per vedere i dati della Cina era andare nel sito del WHO, che poi veniva ripreso anche da altri siti. Allora riporto qui il, che cosa ha dichiarato nel suo report l'Organizzazione Mondiale della Sanità al 26 maggio. Sono testuali scritte che noi troviamo ancora sul sito. Al 26 maggio viene scritto. La valutazione del rischio da parte dell'organizzazione della sanità di questo evento non è cambiata dalla valutazione del rischio precedente condotta il 22 marzo. Il rischio è molto alto in Cina, che non è il gradino più alto è alto a livello della regione dell'UBAI e alto a livello globale. Poi c'è una piccolissima nota numero 3 che dice: "Notate, c'è stato un errore nei nostri report sulla situazione che abbiamo pubblicato al 23, 24 e 25 gennaio, pubblicati originariamente in cui avevamo incorrettamente detto che il rischio di un livello globale di infezione era moderato. Fino al 25 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità praticamente diceva che non ci sarebbe stata una diffusione del virus. Si farà luce adesso, in questi giorni, io avevo appena preparato questa diapositiva, si è aperta. La, una conferenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sia gli Stati Uniti che l'Europa vogliono che si faccia chiarezza. Certamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha una corresponsabilità alta nel fatto che non sono state prese misure adeguate, non è stato dato l'allarme adeguato, non sono state prese le misure adeguate per fermare questa infezione. Andiamo ai vaccini. Nei vaccini ci sono tre ordini di difficoltà. Si riuscirà a disegnare e a ottenere un vaccino che sia efficace, protettivo? Cioè, il vaccino è sicuro, cioè non causa danni, perché ci dobbiamo chiedere noi che il vaccino non faccia danni. Potrebbe anche essere pochissimo, anche nulla efficace, ma certo non deve fare danni. Il terzo grande problema sul vaccino è ottenere dosi per la copertura della popolazione mondiale. Il mondo ha 7 miliardi, 700 milioni di persone, e 2 miliardi li coprerà il vaccino della Cina, la Cina coprerà anche il sud-est asiatico, ma restano 2-4 miliardi di individui nel mondo che dovranno avere questo virus. Ora non è mai stato prodotto nessun virus a questa quantità di dosi. Non c'è nessuno in grado di produrre questo numero così elevato di dosi di vaccino. L'altra domanda che ci chiediamo è quando sarà disponibile il vaccino. Che è molto importante perché a quel punto saremmo più sicuri di controllare la pandemia. Ora, non c'è bisogno di dire che il vaccino sarà un business economico di portata inimmaginabile, su questo io non, non voglio soffermarmi. Ma il vaccino oggi è molto di più perché la superpotenza che avrà il controllo del vaccino. Avrà veramente sarà la superpotenza nella nuova geopolitica che si sta disegnando con questo virus. È la nuova guerra stellare che sarà combattuta fra gli Stati Uniti e la Cina, questo ormai è chiaro: la prima guerra stellare fu combattuta fra USA e URSS e vinse la USA. Per ora non lo sappiamo chi vincerà questa guerra stellare, c'è già un, un gioco di intelligence, di furti, di tutto quanto. Il, uh, la superpotenza che avrà il controllo del vaccino avrà per i prossimi anni il controllo del mondo, questo ormai è molto chiaro. Adesso, al di là della geopolitica mondiale, vanno fatte alcune uh, annotazioni. Innanzitutto non sempre si è riusciti a ottenere dei vaccini e spesso eh, nonostante degli sforzi immensi, veramente immensi. Ad esempio una pandemia di cui non parliamo più ma che è ancora nata nel mondo è la pandemia di AIDS. L AIDS oggi ci sono 38 milioni di individui infetti e ci sono stati 32 milioni di morti. In confronto, COVID è una bazzecola, cioè una roba da, veramente da, da ridere. <ride> è stato fatto uno sforzo enorme per ottenere un vaccino contro l'AIDS, ma non si è ottenuto. E così come non si è ottenuto un vaccino contro l'epatite da virus C, in questo caso la pandemia, che è contestuale a quella dell'AIDS, Colpisce oggi dai 160 ai 180 milioni di persone. Nessun vaccino, così come non si è riusciti a fare un vaccino contro la malaria. Quindi, in alcuni casi, nonostante si sia messo uno sforzo enorme, non ci si è riusciti. Oggi siamo un po' perplessi sul vaccino perché? Perché noi non abbiamo la risposta alla domanda che è il fondamento del vaccino. E cioè, se noi vacciniamo e induciamo nell'individuo la risposta attraverso il vaccino, la risposta immune a questo virus, riusciamo a proteggere quell'individuo vaccinato dall'infezione. Ora ne sappiamo troppo poco di, questa, di questo virus, è stato in circolazione troppo poco tempo perché per cui noi possiamo avere questa risposta. Questa risposta oggi non c'è. Ci sono alcune indicazioni positive che dicono che gli individui che hanno superato l'infezione sembra che non si rinfettano, però ci sono anche state varie descrizioni nella letteratura scientifica di individui che hanno superato l'infezione da Covid e che si sono rinfettati. Di positivo nel vaccino, c'è cioè che il vaccino per essere efficace, cioè per dare un beneficio, eh, sarebbe sufficiente che fosse poco, poco efficace. E vi spiego perché. Oggi eh, spesso i virologi alla TV virologi che vengono anche reputati da importanti virologi ma non lo sono, ci dicono che oggi il coronavirus si è attenuato. Questa è un'informazione incorretta, sbagliata. Il virus non è attenuato. Affinché si abbia un virus attenuato si dovrebbero avere contestualmente due fenomeni. Uno, che noi troviamo dei ceppi di virus, degli isolati di virus che hanno certe mutazioni, hanno accumulato uno o più mutazioni e che ogni volta che dall'ammalato andiamo a prendere il virus, se l'ammalato è ammalato o si è ammalato in una forma tenua, troviamo il virus mutato. In questi casi non esistono oggi. Quindi il virus non è attenuato oggi, non c'è nessuna evidenza che ci sia stata un'attenuazione del virus. Quello che c'è stato è stato un progresso dato dalla clinica. I clinici hanno imparato come trattare la malattia, hanno imparato attraverso diciamo, trattamenti che fanno, con quel poco di antivirali, l'eparina dando meno ossigeno, riescono a curare gli individui e a mandare meno ammalati in terapia intensiva. Ora, se il vaccino non è tanto efficace, ma contribuisce così come fanno i clinici a mantenere la malattia a uno stadio che per cui il paziente non va alla terapia intensiva, allora il vaccino potrebbe essere di grande beneficio. Però ci sono ancora dei però, perché non sempre quando si induce la risposta immune in un individuo o con la malattia naturale o con la vaccinazione, non sempre questa risposta immune ci difende dall'infezione. E si hanno tre scenari. Spesso, se noi sviluppiamo gli anticorpi verso un determinato virus, questi anticorpi ci proteggono. Ad esempio, questo è il caso delle malattie esantematiche, della varicella, della rosolia, della poliomelite quando circolava. Però ci sono anche delle infezioni in cui gli anticorpi si formano, sono presenti nell'individuo ma l'individuo non è protetto dagli anticorpi che sviluppa. 10-20% della popolazione mondiale soffre di virus erpetici, di recidive labiali, di cheratocongiuntivite, di herpes genitale, di herpes zoster. In tutti questi individui sono presenti gli anticorpi e quegli anticorpi, se noi li studiamo in laboratorio, sono in grado di bloccare il virus ma nell'individuo non proteggono l'individuo. Quindi ci sono delle malattie virali in cui gli anticorpi si formano ma non proteggono. Poi c'è lo scenario peggiore e in cui gli anticorpi peggiorano l'infezione. Negli in ultimi anni è stato costruito un vaccino contro un'infezione tropicale da virus dengue e quello che poi si è osservato quando si è andato a somministrare il virus è che gli individui vaccinati sviluppano una forma di malattia più grave degli individui non vaccinati. Non entro nei particolari dei meccanismi immunitari per cui si ha questo aggravamento. E a complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che gli anziani hanno una risposta immune. Diversa dai giovani e la sperimentazione sarà fatta nei giovani. Ora ho qui elencato alcuni vaccini che saranno quelli di cui sentiremo parlare. I vaccini per andare in fretta in questa corsa ai vaccini. Vengono oggi i vaccini anti-COVID disegnati sulla base di tecnologie collaudate, cioè li disegniamo li facciamo alla stessa maniera in cui abbiamo già fatto dei vaccini, il vaccino anti-influenzale e così via. Allora, eh, oggi sono aperte 150 sperimentazioni umane, cioè si stanno provando in 150 gruppi eh, l'inizio della. Cioè valutazione dei vaccini anti-Covid. I vaccini che hanno speranza di farcelo sono i seguenti. Uno è il vaccino eh, fatto da un gruppo francese che è Sanofi -Pastera. Sanofi Pastera, che si è coalizzato con una multinazionale che è l'Axon GlaxoSmithKline, GSK, e questo vaccino è formulato in maniera molto simile al vaccino anti-influenzale. Questo vaccino è finanziato dalla Fondazione Bill Gates e anche Trump ha dato un grosso finanziamento. Trump vuole assicurarsi il controllo della produzione nel caso il virus funzionasse e ha posto come condizione per il finanziamento che gli vuole che la produzione poi abbia luogo negli Stati Uniti per avere il controllo degli stati, della produzione del virus, problema a cui arrivo subito. Un, questo è un virus, è un vaccino che potrebbe farcela, secondo me è, quello, è, è un ottimo candidato. Un, un altro candidato vaccino è il vaccino che viene oggi eh, diciamo, assaggiato in Inghilterra. Anche l'Inghilterra, diciamo, la parte accademica è associata a una multinazionale AstraZeneca. Questo vaccino, al disegno di questo vaccino ha anche contribuito una piccola biotech italiana che si trova a Roma, IRBM, il capo, lo vediamo ogni tanto alla televisione, un tipo simpatico. A questo punto Boris Johnson, il premier dell'Inghilterra, ha già prenotato 30 milioni di dosi. Prima ancora che si sappia che cosa fa questo virus, l'Inghilterra ha già comprato 30 milioni di dosi perché se questo vaccino funzionasse lo vuole avere. C'è un altro vaccino che invece è un vaccino concettualmente più nuovo, Stato, è fatto da una ditta americana che si chiama Moderna, questa sta andando veramente eh, veloce. Di nuovo Trump è arrivato a gamba tesa su questa, sul vaccino della Moderna. È stata fatta un'associazione addirittura con l'esercito. Ovviamente l'esercito ha capacità di produrre i vaccini e questo è un altro buon candidato. Ora noi però dobbiamo tener conto di due cose. Che il vaccino o uno di questi vaccini o uno degli altri vaccini potrebbe addirittura essere dannoso. È un po' complicata la questione, ma diciamo, per semplificarla. Durante la malattia Covid decorre nella seguente maniera. I primi 5-6 giorni, quando si hanno le manifestazioni della vie Aeree, le manifestazioni simili influenzali, queste manifestazioni sono dovute al virus che replica. Poi, dopo una settimana, la patologia cambia. E la patologia è dovuta al fatto che l'organismo, come sempre, risponde al virus, ma risponde in maniera esagerata in questo caso. È una specie di malattia autoimmune, cioè la risposta immune è troppo forte invece che difendere l'individuo e contribuisce alla patologia. Allora noi andiamo con i vaccini a indurre la risposta immune. E siamo sicuri che questo aumento della risposta immune, o almeno in certi casi, non possa addirittura peggiorare la malattia. Tutto questo lo dico perché è necessario fare la sperimentazione clinica in maniera veramente appropriata. E passo alla mia penultima diapositiva. Quali sono le tappe che portano alla, diciamo, dal disegno alla produzione di un vaccino e quanti anni prendono? Ho preso questo grafico che mi è piaciuto molto dal New York Times, il quale New York Times intitolava Quanto tempo ci vuole veramente a fare un vaccino? Normalmente ci vogliono 15 anni e ci vogliono tutte queste fasi, tutti questi steps. Eh, ora noi lo vogliamo accorciare tremendamente e quando gli esperti ci dicono che il vaccino sarà pronto in 18 mesi, 2 anni, il pubblico aspetterebbe tempi eh, ancora più corti. In ogni caso, qui si è ipotizzato che il vaccino si possa avere in 18 mesi. Per poter accorciare, da 15 anni a 18 mesi, che cosa si sta facendo? Allora, le tappe per produrre un vaccino sono la ricerca accademica, che è quella che disegna il vaccino, come sarà fatto il vaccino. Nel caso del coronavirus questa fase viene saltata completamente. Vi ho già detto che cerchiamo di fare i vaccini come siamo già in grado di fare altri vaccini verso altri virus. E così questa fase viene stata eliminata. Dopodiché si deve passare alla sperimentazione preclinica, quella che viene fatta negli animali, che impiega circa due anni. Anche questa viene saltata oggi, sia per, proprio per andare svelti, anche, ma anche perché per fare una buona sperimentazione animale, che sarebbe importantissima, bisogna mettere a punto un modello. La sperimentazione animale molta viene fatta nei topi. Il topo non si infetta col coronavirus umano, si dovrebbe fare nelle scimmie, ma le scimmie magari non, non sviluppano, si possono infettare, ma non avere la patologia. Quindi non c'è un buon modello su cui fare la sperimentazione preclinica. Per andare svelti, quindi si è andati e si sta già cominciando ad andare nell'uomo. Nell'uomo la sperimentazione clinica sempre per i farmaci e per i vaccini, è articolata in tre fasi: fase 1, fase 2 e fase 3. Per chi non è dentro a questo mestiere, a questo lavoro, può sembrare un po' strano. Nella fase 1, cioè inizialmente, di un vaccino o di un farmaco, non ci si chiede se il vaccino o se il farmaco sono efficaci, se proteggono dalla malattia. No, non è quello che si fa. Prima cosa che si, deve, che si deve verificare è se il vaccino non ha effetti dannosi, cioè se è sicuro. In inglese chiama safety, in italiano sicurezza. Prima di tutto ci dobbiamo assicurare che non dia effetti dannosi. Ora questa fase verrà ristretta moltissimo e questo può essere un problema perché se noi non abbiamo il tempo di osservare potrebbero essere effetti negativi che si sarebbero osservati in una fase 1 eh, condotta per il tempo necessario che potrebbero non vedersi in una fase 1 che invece viene condotta a tempi molto ristretti. E per andare svelti, come vedete Qui, tutte le fasi vengono praticamente allineate, si, si inizia circa tutto allo stesso periodo. Si cerca oggi, la sperimentazione oggi dei vaccini, di alcuni vaccini è in fase 1, alcuni sono più indietro, ma sono quelli più avanzati sono in fase 1 e si tenterà di andare prima possibile alla fase 2. La fase 2 è come la fase 1 condotta su un numero ristretto di pazienti e lì il quesito è diverso. Il quesito è: questa vaccinazione protegge dall'infezione? Per andare svelti, oggi si cerca di fare, nella, si cercherà di fare nella fase 2 qualcosa che è eticamente eh, discutibile, su persone volontarie che accettano questo. Dietro pagamento si farà la vaccinazione e si farà l'inoculazione del virus, l'esposizione al virus, cioè si induce la malattia perché se no, se si dovesse aspettare che le persone si infettano per via naturale, questa fase 2 potrebbe essere molto più lunga. Per accorciarla, si diciamo, fa una pratica eticamente anche discutibile che è fare una sperimentazione sui volontari. Sempre nella sperimentazione ci sono due gruppi, un gruppo di vaccinati e un gruppo di non vaccinati. Tutti ricevono il virus e poi si va a vedere il confronto fra il gruppo dei vaccinati e il gruppo non vaccinato. Se la fase 2 riesce, allora si passa alla fase 3, che è già mai fatta su migliaia di uh, individui, multicentriche fatte in vari paesi. E a questo punto normalmente il virus sono già passati circa 7-8 anni, qua a fase 3 non so quando si farà, si farà a gennaio o qualche cosa del genere, proprio nei casi più rapidi, però l'accorciamento come ho detto è anche molto pericoloso. A quel punto si comincerebbe a pensare a fare le fabbriche che devono, cioè i contenitori, le fabbriche, proprio in senso di muri, che dovrebbero essere deputate alla produzione del virus. Dopodiché dobbiamo metterci i macchinari per, fare, per produrre diciamo, proprio il materiale che sarà l'oggetto che verrà inoculato nelle persone che verranno vaccinate. Come ho detto, non, non è esistito fino ad oggi mai una produzione di un vaccino planetario, una produzione di un vaccino a un miliardo, due miliardi di dosi. E le associazioni, che io ho mostrato nella diapositiva precedente, sono proprio finalizzate a riuscire affinché le multinazionali riescano a produrre queste grandi quantità di virus. Per diciamo, andare così in fretta tutto viene compresso e tanti controlli vengono saltati, che è, è anche diciamo, in sé pericoloso. Qui ho finito e da, questo, da quanto vi ho illustrato vorrei che fosse chiaro che... Il vaccino o i vaccini, perché potrebbe essercene più di uno che funzionano, non saranno disponibili a tutti i paesi e non saranno disponibili a tutti gli individui. E l'Italia è messa male, perché l'Italia, negli ultimi 50 anni, ha distrutto la ricerca accademica, ha distrutto l'industria la la, farmaceutica, dove noi eravamo bravissime, però l'abbiamo distrutta ed è dall'industria farmaceutica che si è sviluppata negli altri paesi, nelle altre nazioni, l'industria biotecnologica. In Italia c'è cioè praticamente è nulla, esiste la multinazionale GSK, ma quella a Siena è una multinazionale, non è italiana. Quindi prima che noi abbiamo disponibile il vaccino in Italia passerà certamente del tempo. E mi Fa un po' da ridere, ma che cosa faranno i Novak? Eh, la New York Times, pochi giorni fa, titolava State pronti a una guerra. New York Times usa la parola guerra, a una guerra di informazioni sul vaccino. E già in Italia si trovano anche queste, questi articoli che il vaccino è una follia. Ora, i Novax sono un gruppo di persone che hanno una visione sproporzionata fra eh, qualche danno che il vaccino può fare, perché niente è mai perfetto, e i grandi vantaggi che il vaccino offre. Per, se diciamo, un vaccino fa male a una persona, ma ne salva migliaia. Per i Novax non sono importanti le migliaia di persone che sono salvate, ma è importante quell'unico individuo che ne ha sofferto. Come faranno i Novax? Che, che campagna ci faranno i, i Novax oggi? Non dimentichiamoci che in Parlamento noi abbiamo la maggioranza del Parlamento oggi è costituita da un partito che ha che Novax, ha fatto dell'essere Novax, la sua bandiera, abbiamo avuto un ministro della Sanità che era Novax. Qui io ho terminato, mi sono già dilungata moltissimo, mi sta a cuore un argomento su cui farò una clip a parte se la volete guardare. E che cosa succede delle scuole nell'obbligo al tempo del Covid. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.